Dottor Gaspardo, qual è la sua opinione sui lavori di pubblica utilità? Beh, sono sicuramente uno strumento valido che viene messo a disposizione dei comuni, che ci permette a volte di affrontare anche delle attività che altrimenti per questioni meramente numeriche non saremmo in grado di poter affrontare né come persone magari né come tempistiche, ecco. E come si è sviluppata la collaborazione? Beh, diciamo che il nostro personale che coordina la forza lavoro, ecco, della parte operai piuttosto che si sono resi subito disponibili a dare, diciamo così, a coordinare il personale attraverso e loro stessi e chi magari in forza all'organico comunale e quindi da tempo aveva maturato esperienza in merito. Dottor Gaspardo, dal suo punto di vista è importante nel bilancio comunale poter contare su tali collaborazioni? Sì, sicuramente, come dicevo prima, ci sono delle attività che magari grazie anche all'intervento di queste, diciamo, di queste figure ci permette a costi irrisori di poter affrontare delle, diciamo, attività che altrimenti in qualche modo possono essere procrastinate nel tempo, ripeto, e per questioni numeriche, ma anche per questioni appunto organizzative. È un'esperienza secondo lei da ripetere? Sì, sicuramente. Noi tra l'altro come amministrazione tutte le forme di accompagnamento al lavoro che sono state LSU, LPU, piuttosto che con cantieri di lavoro, noi abbiamo sostenuto cercando di avere il numero massimo a noi assegnabile come comune, perché riteniamo e crediamo fortemente in questa misura, che è una misura di aiuto che in qualche modo tutela e mette, diciamo così, seppur parzialmente, uno stop ad una situazione di povertà legata e di difficoltà legata all'assenza di lavoro, insomma. Quindi noi abbiamo più e più volte sostenuto che questa misura è, queste misure, perché appunto, ripeto, parliamo sia di lavoro socialmente utile, pubblica utilità, piuttosto che cantieri di lavoro, per noi sono tutte cose che hanno una valenza anche sociale, perché appunto permettono a delle persone di avere un lavoro in cambio di una dignità economica, ecco.